Nicoletta Spercatti, consigliere comunale per la Lega Nord, candidata a sindaco per nelle ultime elezioni comunali, sempre per la Lega Nord. Come sono andate queste elezioni? Beh, per noi direi assolutamente molto bene. Siamo passati dall'1 e qualcosa per cento al 10,47, quindi insomma per noi è stato un grandissimo risultato, soprattutto tenendo conto del fatto che non avevamo neanche un consigliere comunale in tutta la Valle d'Aosta e quindi la nostra crescita è stata esponenziale. Ecco, la Lega Nord è un partito che è passato attraverso un incredibile momento di difficoltà per la vicenda della famiglia Bossi, tesorieri e via dicendo. Caso più unico che raro, travolto da questi scandali, è risorto ed è diventato un partito di respiro più nazionale di prima, con un aumento di consensi. Come se lo spiega? Sicuramente Salvini ha dato una grandissima svolta al movimento e poi bisogna tener conto del fatto che c'è uno zoccolo duro comunque di persone che credono fortemente nella Lega per i principi che porta avanti, che sono assolutamente differenti da tutte quelle dai principi che vengono portati avanti da tutti gli altri partiti nazionali, perché il discorso federalista siamo gli unici a portarlo avanti. Quindi al di là degli errori che sono stati assolutamente gravissimi e più che censurabili di alcuni esponenti del movimento, le idee comunque sono giuste, sono corrette, tanto che anch'io, comunque credendo fortemente nella Lega, ero scesa in campo alle politiche per dare una vetrina, perché mi era stato chiesto da Milano, e per incominciare a ricostruire la Lega Nord, e sono scesa in campo tra l'altro nel momento in cui la Lega era data per morta e quindi insomma questo ulteriormente è una grossa soddisfazione. Ecco, in mezzo secondo lei, proprio in coscienza, c'è già tanto di Salvini, tanto delle idee della Lega, o è anche un forte demerito delle altre realtà politiche, partitiche italiane in profonda crisi di identità e anche di valori morali? Sicuramente entrambe le cose. È chiaro che noi, ripeto, siamo differenti da tutti gli altri perché le nostre idee sono sempre state quelle, sono molto chiare, sono comprensibili dalla gente, ma soprattutto questa idea e questa nostra visione del federalismo è qualcosa di assolutamente fondamentale. Infatti io ci ho sempre creduto e ritengo che tra l'altro anche in Valle d'Aosta, tornando alla situazione della Valle d'Aosta, la crisi anche dei partiti cosiddetti autonomisti, che per me sono finti autonomisti, valdostani, deriva proprio da questo, perché hanno perso la propria identità, hanno perso le proprie radici, si sono dimenticati di che cosa voglia dire al di là dell'etichetta essere autonomisti, anche perché non si può essere autonomisti senza essere federalisti. Infatti ricordo a tutti che la Lega Nord è nata dall'incontro tra Bossi e Bruno Salvadori, che era esponente chiaramente di estremo spicco dell'Union Valdôtaine, e Bossi poi, innamorato delle idee dell'Union Valdôtaine, ha esportato poi in Lombardia e poi nel resto del Nord Italia questi principi. E i principi erano assolutamente di autonomia, assolutamente collegata col federalismo, e se andiamo anche a rileggere tutti gli scritti dell'Union Valdôtaine dell'epoca si vedeva come questi due concetti fossero assolutamente correlati, per cui il centralismo era qualcosa che andava assolutamente combattuto per poter difendere l'autonomia, e oggi si vede come tutto questo sia assolutamente stato dimenticato, ma soltanto per interessi personali e di poltrone e di potere, che nulla ha a che vedere con gli interessi della Regione Valle d'Aosta. Ecco, Lega Nord, Union Valdôtaine, due legislature fa c'era il Popolo della Libertà, della Libertà, la Lega Nord, che avete fatto cartello insieme a Union Valdôtaine in quella campagna elettorale. La Lega Nord prese pochissimo, non incise quasi per niente sul risultato. In prospettiva, pensa che si potrà ripetere un'esperienza del genere? Non lo so. Non lo so, lo vedremo, sono tutte valutazioni che faremo più avanti. In questo momento quello che posso dirle è che noi Lega Nord, se vogliamo, nasciamo come principi da quello che è stata l'Union Valdôtaine, e quindi teoricamente a livello di idee che vengono portate avanti saremmo molto affini. Concretamente siamo agli antipodi, perché
Il problema è che l'Unione Valdôtaina ha perso appunto di vista tutto ciò che è il bene e l'interesse della Valle d'Aosta, ha gestito questa regione e tutti i soldi che abbiamo avuto grazie soprattutto al casinò, all'autoporto e li ha gestiti per creare un sistema clientelare che ha fatto sì che ci sia una burocrazia, un sistema amministrativo con un numero di dipendenti che è assolutamente esorbitante, non si è creato industria, non si è creato turismo, non si è creato tutto ciò che può essere la libera impresa e che oggi farebbe sì che potremmo sentire la crisi non come la stiamo subendo. E quindi o c'è veramente un cambio di mentalità anche da parte dell'Unione e si ritorna a parlare di politica nel senso positivo di quello che può essere, cioè quindi fare il bene dei cittadini, oppure siamo assolutamente troppo lontani. Ecco, consigliere comunale, gli aspettano degli anni davanti un po' difficili, in quanto come numeri, l'opposizione non è che potrà contare molto o contrastare molto quello che la maggioranza deciderà. Qual è il vostro progetto, la vostra strategia? Il nostro progetto, la nostra strategia è di essere semplicemente noi stessi, di conseguenza noi porteremo avanti le nostre battaglie, i numeri sono quelli che sono, per cui i risultati potranno essere chiaramente limitati perché ovviamente la legge dei numeri è molto dura, ma noi contiamo assolutamente di continuare a crescere così come stiamo facendo, per cui se pensiamo che quando ho fatto questa candidatura di servizio, anche un po' folle, appunto dato il momento, dato che il fatto che, dato che la Lega Nord in Valle d'Aosta non esisteva, dato dal fatto che in quel momento la Lega Nord era ai minimi storici e data per morta, però comunque 2 anni fa sono partita completamente da sola, a queste elezioni comunali avevamo comunque 2 liste, siamo diventati tanti, il numero degli iscritti aumenta di giorno in giorno, c'è un grandissimo entusiasmo, per cui la battaglia in comune ha una sua funzione, ma quello che noi continuiamo a fare è la battaglia sul territorio per crescere sempre di più e poter un giorno contare in maniera diversa. Ecco, c'è un'altra realtà politica con la quale vi confrontate, anche perché è un po' fuori dagli schemi, Movimento 5 Stelle, che rapporto c'è con loro? A livello umano è sicuramente un rapporto cordialissimo, ma come d'altronde con gli esponenti di tutte le forze politiche, insomma, problemi a livello umano non ce ne sono mai, i discorsi vanno assolutamente scissi. È chiaro che il Movimento 5 Stelle ha delle battaglie che sono, fa delle battaglie che sono assolutamente anche corrette e condivisibili. Quello che noi non concepiamo del Movimento 5 Stelle è che non ci sono in realtà delle idee di fondo che li spingono e li portano avanti, cioè mentre la Lega Nord è ben identificata perché si sa esattamente che cosa pensa sui vari punti e quali sono le politiche che porta avanti, il Movimento 5 Stelle è un movimento di pura opposizione, ma non è costruttivo, per cui non si può sempre solo dire no, ma bisogna anche fare delle proposte che possono poi far sì che quando uno si ritrova al governo possa essere in grado di governare con delle idee, con dei principi, con delle modalità che siano chiare per i cittadini prima quando li votano, che fino adesso, a parte il dire no e distruggere il sistema, non c'è nient'altro che venga portato avanti come idea. E poi, secondo, una volta veramente che possano, grazie ai numeri, arrivare a governare, vogliamo vedere poi che cosa sono in grado di fare. Ecco, la mia domanda non era casuale, stavo pensando a Roma. Roma ha un comune in questo momento in forte crisi, si parla quanto prima di nuove elezioni, eccetera, ma c'è un'ipotesi, a dir poco fantascientifica, se ci spostiamo 10 anni fa, ma anche pochi anni fa, una Lega Nord che se si presentasse alle elezioni, se ci fosse l'elezione adesso, ovviamente avrebbe numeri molto interessanti. E insieme al Movimento 5 Stelle potrebbe a dir poco prendere la maggioranza e insieme governare il Comune di Roma. Certo, io come romano pensare questa cosa, ricordandomi le parole di un Bossi e di tante altre persone, veramente dico mamma mia, però potrebbe accadere, ecco il motivo della domanda col Movimento 5 Stelle, eccetera. Ma se immagina un sindaco leghista a Roma? Assolutamente sì, anche, infatti io apprezzo moltissimo e condivido appieno l'operazione che sta facendo Salvini, perché è importantissimo arrivare a spiegare al Sud il perché il Sud per primo ha bisogno di federalismo. E quindi fino a quando il Sud non si libererà dal giogo di Roma, sarà il primo a non poter
mai crescere, e la prova provata di quello che stiamo dicendo è che il sistema è andato avanti così fino ad oggi, e questo non ha portato assolutamente ricchezza al sud, ma ai cittadini del sud, e benefici ai cittadini del sud non sono mai arrivati. Per cui ci deve essere veramente un cambio di rotta, bisogna lottare per un'Europa dei popoli, e di conseguenza bisogna pensare anche al sud. Per poter far risollevare il sud non si può passare se non attraverso il federalismo, e quindi assolutamente vedo benissimo un sindaco leghista 1. Casomai con l'appoggio del Movimento 5 Stelle o viceversa, Queste non no? sono valutazioni che può fare un povero consigliere comunale di Aosta, però Un per buon carità, non lo parere. so, saranno i vertici del Ecco, movimento. un'ultima domanda. Immaginiamo così per un attimo che per un giorno lei ha la maggioranza assoluta al Comune di Aosta. Qual è un provvedimento che lei vorrebbe far approvare che renderebbe Aosta, secondo lei, migliore e più vivibile dal cittadino stante? È la cosa che dice, vorrei che fosse fatta. Veramente ce ne sono tante. Vabbè, ma Ce ne uno, uno. sono tante. Se devo scegliere, sceglierne uno, però non si può non parlare di turismo, non si può non parlare di lavoro, non si può parlare, non parlare di imprenditoria, ma comunque, come prima cosa, sicuramente il dare la priorità ai cittadini valdostani, e quindi nel caso specifico ai cittadini aostani, per l'accesso a tutte le forme di welfare, per cui per il discorso delle case popolari, case di emergenza abitativa, asili nido. Facciamo un esempio banalissimo degli asili nido. Il problema è che le famiglie aostane non riescono a accedere alle graduatorie, perché normalmente ci sono due genitori anche con stipendi bassi o medio bassi, ma non riescono a accedere perché comunque persone appena arrivate sul nostro territorio hanno comunque degli ISEE sempre più bassi, perché c'è il problema del lavoro nero, c'è il problema delle mogli che stanno a casa per altre culture che hanno, e del numero di figli che fanno, per cui i cittadini aostani non solo non riescono ad accedere alle graduatorie, ma anche quando riescono ad accedere, le rette sono da pagare sono elevatissime, per cui c'è una forbice tra chi paga il minimo e chi paga le cifre massime, e ci si arriva facilmente a pagare le cifre massime per due persone con due stipendi normalissimi, e questo fa sì che con questa forbice tanta gente non sia in grado di portare i propri bambini all'asilo nido. Questi sono servizi che sono stati pagati dai cittadini aostani, dalle persone che sono sul nostro territorio da più tempo, compresi dagli immigrati che sono arrivati sul nostro territorio da molto tempo, che quindi con il loro lavoro hanno contribuito alla ricchezza della nostra città. Però la prima cosa che farei è mettere mano su tutte queste situazioni, utilizzando soprattutto il criterio appunto degli anni di cittadinanza, che deve diventare prioritario per l'accesso a questi servizi. Perfetto, io la ringrazio per la sua disponibilità e speriamo di incontrarci più avanti anche per fare un po' il punto della situazione dopo qualche mese di battaglia all'interno del Comune di Aosta. Quando vuole. Molte Grazie, grazie. arrivederci.